c'è anche da dire in chiave autocritica che sono falliti quei progetti di democratizzazione che dal 1968 fino grosso modo alla fine degli anni 70, pensate anche alla storia italiana, avevano prodotto le riforme tipiche del costituzionalismo. Ve ne cito una sola di legge, pensate alla legge 180, quella per la liberazione delle persone dichiarate matte, pazze, pericolose, no? Il tentativo di riforma della scuola in senso democratizzante, la riforma sanitaria, lo statuto dei lavoratori, che gli anni 70 vengono ricordati come gli anni di piombo, ma c'era un altro versante, c'era il versante delle riforme democratizzanti. Ecco, tutta quella stagione, pensate nella Chiesa Cattolica, il mondo e quello che poteva significare. Ebbene, tutti questi semi di primavera, in realtà dagli anni 80 in poi, quindi sono già più di 30 anni, via via sono falliti, è rimasta una coscienza critica, sono rimasti movimenti sociali alternativi, però estremamente frammentati e privati di una speranza che sia capace di unire tutti questi movimenti, che sia visibile nella società. Quindi in un certo senso c'è una parte di fallimento che riguarda il nostro mondo, cioè non siamo riusciti a svolgere le speranze degli anni 60 e degli anni 70. E il fallimento di quelle speranze ancora comporta questo congelamento nella nostra situazione. Terzo fattore di difficoltà.